Ragazzi, a proposito del Napoli, cosa pensate di Osimhen? Forte. Io lo conosco bene, lo conosco quando è arrivato a sostituire Leao, io l'avevo già seguito, l'avevo già segnalato. Cosa ne pensate? Allora, Osimhen, dal mio punto di vista, è ancora molto grezzo. E l'è stato pagato tanto, più per me del suo valore, dal mio punto di vista. Hanno pagato una prospettiva, una scommessa, e secondo me ha bisogno veramente di ricevere del tempo. Non è che può far troppo. Io ho sentito dire Drogba, Weah, oh, che cazzo. Quanti anni ha Camel? 21, 22? È un 98, Camme. A cazzo, ha 22 anni, calma. Cioè. Quindi, allora, è strano che il Napoli va a spendere quei soldi per un giovane, no? Normalmente lo prendono le squadre inglesi che hanno soldi e Hai ragione. loro l'investimento di 70, 80, quanto è costato? 80, 75? No, 65. Loro, gli inglesi, lo fanno più facilmente un acquisto così. No, perché hanno talmente tanti soldi, 65 da niente per loro. Strano che l'ha preso il Napoli, no? A una cifra così alta. In un Lui anno dove non è andato in Champions, l'hanno quindi aveva meno. preso per il futuro, perché lui, se lo vedi, può diventare un grande centravanti questo. È normale che grezzo deve migliorare, però ha una facilità di corsa, di calciare in porta che secondo me uno di 20. Infatti io, Bobo, ho visto quest'anno una sola partita di Osimhen e non ha giocato bene con la ZS Alkmaar in casa, che hanno perso loro. Commentato io, sì. Infatti quella partita là gli hanno tolto assolutissimamente la profondità. Lui è andato in grande difficoltà. Ho visto gli highlights contro il Parma, che è entrato, ha spaccato la partita a 50 metri, ha buttato la palla, correva come un dannato. Appena gli togli la profondità che deve venire incontro, quello che fa benissimo Mertens, lui ancora oggi fa fatica. Non so se mai riuscirà a fare quello che serve per un calciatore top di quel livello là, venire a raccordare tra le linee e giocare. Lui ha bisogno solo dei cross laterali e che gli danno campo per scappare sul 40-50 metri. Perché noi oggi, quando pensiamo agli attaccanti Bobo tipo te, no, di 1,90, gli attaccanti oggi che hanno quei centimetri sono forti tecnicamente, sanno giocare, pensano al gioco. Cioè, non è che sono solo, capito, monotematici. E quindi lui, quella cosa che diceva Antonio, deve ancora capirla. Allora, lui a Lille, il Lille è una squadra, giocava Leao, lui va a sostituire Rafael Leao a Lille, no? È una squadra molto di ripartenze con i Pepe, quando c'era Pepe quello dell'Arsenal, i Sì. Bamba, i Conné. Una squadra che tocca e dà in profondità. E lui ha fatto tanti di quei gol. Ma il Napoli, stilisticamente, gioca in 4 metri uno dall'altro, palleggia nello stretto. Lui, diamogli il tempo di capire anche Sì. il gioco. Chiaro, chiaro, No. chiaro.